o di Falcone e Borsellino, e perché no, di Totò ed Edoardo, ma ancora di Rino Gaetano e Domenico Modugno, cioè uomini meridionali che da giovani hanno cavalcato un sogno e in condizioni di povertà assoluta, senza delinquere e credendo nei loro ideali, hanno portato avanti un progetto, un credo, uno scopo. Noi siamo docenti, non è un'ipotesi scolastica, perché i giovani, e qui c'è Vittorio, hanno bisogno di costruirsi un'identità. E se la società continua a produrre spazzatura ideologica, falsi miti, falsi profeti, abbattendo statue, censurando libri e modi di pensare, avremo una comunità nichilista. E dal nichilismo nasce un'arancia meccanica che dal patto sociale allo stato di diritto tornerà ad involvere nei clan tribali. Esorto me e voi tutti ad essere buoni testimoni, perché il riscatto verrà sempre e solo dai giovani. E per poter dimostrare questo, io chiamo Vittorio affinché consegni al professore il diploma di socio onorario. Prego, Vittorio. Aspetta un attimo, Vittorio. Aspetta un attimo, Vittorio. Passi al centro, passi al centro. Un attimo. Professore, guardate un attimo. Buon auspicio. Grazie Vittorio, grazie. Ma lei deve fare una domanda. Fa un danno all'economia borbonica, perché poi i borboni costruiscono la prima ferrovia d'Italia, Napoli Portici, e poi non costruiscono più ferrovie, grandi ferrovie. Mettiamo da parte un attimo. Ferdinando II è contrario ad entrare nel sistema ferroviario internazionale che negli anni 20, 30, 40 dell'Ottocento sta nascendo con il proposito di creare una linea che da Londra a Parigi arrivi fino nell'Italia meridionale e da lì con le navi. Senza ancora lo stretto di Suez, non c'è ancora, con le navi facendo quindi il periplo dell'Africa, porti le merci in Africa. Questa cosa si chiamava la legge delle Indie, in Africa e in Asia. E avevano calcolato che ci valeva, in questo modo ci guadagnavano un giorno e mezzo, portando per via ferroviaria le merci dall'Inghilterra fino a Brindisi. Ferdinando II questa cosa non la vuole sapere. E quindi nel momento in cui intuisce che fare le ferrovie significava questo, sospende qualsiasi cosa. Si ferma al primo gol, gli altri non gli interessano.